Olimpia, stazione Rito Centro, è partito in questo momento appunto il corteo di Libera. 22ª giornata della memoria, dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Strada con la pistola in mano, ma anche chi sedeva negli uffici di questo municipio. Noi questo futuro lo vogliamo diverso, un futuro per Ostia, ed anche per questa ragione che siamo qui e che siamo in tanti. Quindi vi ringraziamo di essere venuti qui, anche perché è la prima volta che Roma viene nella sua periferia, a Ostia, sul mare, per una manifestazione così importante. Quindi grazie. Voglio dire un'altra cosa che è importante: noi fra poco ascolteremo le parole di alcuni familiari delle vittime innocenti di mafia. Giovanni Orsel, Stefano Caronia, Calogero Faldetta. Tant'è che la... C'è anche qui con noi l'amico Roberto, che ha fatto una battuta, ha detto: noi per andare al mare dobbiamo andare al Circeo, perché qui a Ostia è impossibile. Dici Roberto, come la vivi questa situazione qui a Ostia? A Ostia è diventato proprio problematico per le persone disabili, le persone con problematiche di deambulazione. È inaccessibile il mare, ce lo fanno vedere da lontano e questa è una cosa proprio brutta. E veramente dobbiamo andare tanto lontano da qui da Ostia, noi che abitiamo qui a Ostia, è bello comunque poter avere almeno la possibilità di accedere al mare, almeno con una passerella o qualcosa per arrivare un po' più giù e quasi alla riva. Speriamo che qualcosa cambi, noi siamo fiduciosi. È importante essere qui oggi, ma non solo oggi, è importante starci tutti i giorni e riaffermare il diritto dei cittadini a fruire del mare liberamente.